Bentrovati a questo nuovo appuntamento con il TG6. Fiscalità e fare impresa nella nuova Pescara, questo è il titolo del dibattito che si è tenuto nella sede regionale della CNA Abruzzo, a cui ha preso parte anche il responsabile del Centro Studi Nazionale della Confederazione Nazionale Artigiani, che ha messo a punto una specifica ricerca sul tema. Sentiamo il servizio di Paolo Renzetti. Perché converrebbe fare impresa nella nuova Pescara? Perché nella nuova Pescara probabilmente ci sarà una riduzione della pressione fiscale su tutte le imprese. Pressione fiscale complessiva che verte sulle imprese è molto alta, ma anche molto diversificata nei tre comuni adesso. Perché a Pescara abbiamo calcolato che è il 62,1, a Montesilvano è il 63,8, a Spoltore è il 58,6. Se solo si arrivasse già a fare la media dei tre comuni, si arriverebbe al 61,5. Ma questo non basta perché dall'unione deriverebbero una riduzione delle spese per la razionalizzazione delle amministrazioni comunali, ma deriverebbero anche maggiori trasferimenti dallo Stato in ragione proprio dell'unione. I maggiori trasferimenti rappresentano il 10% delle entrate tributarie dei tre comuni. Se solo anche in parte venisse adottati questi maggiori trasferimenti a riduzione della pressione fiscale, tutti i comuni e tutte le famiglie e tutte le imprese avrebbero una riduzione della pressione fiscale. Quindi meno fiscalità, più imprese. Meno fiscalità, più imprese, più consumi, perché i cittadini avrebbero più disponibilità economiche per fare spese. Quindi voi come CNA auspicate che si possa arrivare al più presto ad un unico grande centro metropolitano? È fondamentale, si dice l'unione fa la forza, ma in questo caso l'unione fa riduzione di pressione fiscale. Una lussuosa villa del valore di circa 1 milione di euro e altri mobili sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Teramo. I sigilli sono stati posti su ordine della Procura della Repubblica in seguito al rinvio a giudizio per evasione e frode fiscale di due imprenditori che operavano nel settore delle pulizie in varie regioni italiane. Le frodi venivano effettuate utilizzando fatture per operazioni inesistenti che ammontavano a circa 3 milioni di euro e che hanno consentito alle due società di evadere l'IVA per centinaia di migliaia di euro. Ancora incidente sul lavoro questa mattina a Martinsicuro, un 58enne titolare di una ditta di giardinaggio è caduto da una scala mentre potava un pino di alto fusto, ha battuto la testa a terra riportando un grave trauma cranico ed altre fratture. È stato subito soccorso dal personale sanitario del 118 e trasferito all'ospedale di Teramo con l'eliambulanza che è decollata da Pescara. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo sarebbe caduto da un'altezza di circa 4 metri. L'associazione Nuovo Senso Civico lancia l'allarme per il progetto di estrazione del gas sotto la diga e il lago di Bomba. Nei giorni in cui si ricorda l'anniversario del Vajont nel 1963, Alessandro Lanci dell'associazione Nuovo Senso Civico chiede alla regione di tenere alta l'attenzione per evitare un nuovo Vajont. Sentiamo il servizio. Alessandro Lanci, di Nuovo Senso Civico, prende la palla al balzo. L'anniversario tristissimo della tragedia del Vajont, con gli scenari che si potrebbero purtroppo aprire anche in Abruzzo, sul lago di Bomba. Certo, è una ricorrenza che deve farci riflettere. Non lo diciamo noi, ma i tecnici hanno sempre dichiarato che questa diga è un pericolo per dove è stata costruita, per come è stata costruita. E qualche giorno fa abbiamo ascoltato la dichiarazione di un tecnico che fisicamente ha costruito la diga, ci ha confermato queste preoccupazioni e ci ha detto serenamente che lui non abiterebbe mai a valle di questo invaso, appunto perché è molto pericoloso. E una sentenza del Consiglio di Stato ha definitivamente, come dire, sancito che l'estrazione di idrocarburi sotto la diga è pericolosa perché la diga potrebbe crollare per effetto della subsidenza. Adesso il governo Gentiloni Renzi, con diciamo, l'assenza della regione Abruzzo, ha fatto tornare questo progetto in auge. Noi dobbiamo assolutamente impedirlo perché a valle di questo invaso ci sono migliaia di cittadini che abitano nei paesi appunto sotto la Valle del Sangro, ci sono migliaia di operai che lavorano nelle aziende, ci sono centinaia di industrie che popolano la zona industriale. Non è possibile che dei petrolieri senza scrupoli possano mettere in pericolo tutto questo. Insomma, in Abruzzo la storia non insegna.
Assolutamente no, dopo quello che è accaduto appunto a Rigopiano, ma non solo a Rigopiano, pensiamo agli incendi, pensiamo alle alluvioni, si continua a far finta che perlomeno a sperare nella provvidenza, nel Signore, non è possibile, dobbiamo invertire la rotta, dobbiamo scegliere i progetti più adatti al nostro territorio e soprattutto non mettere in pericolo le vite umane e le imprese di questo paese. Il silenzio della regione assordante? Sì, nella prima fase si era assolutamente spesa, infatti la vittoria contro questo progetto in parte va sicuramente ai sindaci, alle associazioni, ai cittadini, ma anche alla Regione, al Comitato Via che ha combattuto insieme a noi e ha ottenuto un grosso risultato. Oggi però è latente, addirittura la Regione ha già concesso le aree, anzi si è preoccupata di trovare le migliori superfici per agevolare l'iter autorizzativo di questo impianto. A quanto pare sta lavorando per i petrolieri e non certo per quella che è la volontà dei cittadini e per quella che era la volontà della Regione stessa. Andiamo a Teramo e nei progetti dell'amministrazione comunale il recupero del mercato coperto di Piazza Verdi nella zona archeologica della città. La riqualificazione dovrebbe trasformare il vecchio edificio in modo da farlo diventare cuore pulsante del centro storico. Vediamo insieme il servizio di Tania Bonici Castelli. Potrebbe essere una svolta urbanistica e culturale per Teramo e l'intero territorio comunale. La riqualificazione del degradato mercato coperto di Piazza Verdi, da trasformare sullo stile della boccheria di Barcellona o di Milano, potrebbe far cambiare volto alla città. Un progetto di cui si parla da anni ma che non ha mai avuto né gambe né particolare volontà politica per camminare. Magari neanche soldi, oggi invece si intravedono possibilità e visioni nuove. Il nostro sogno è che il mercato coperto di Teramo diventi un po' su quello che poi sull'onda di quello che avviene anche in altre città europee ma anche italiane, un centro, un fulcro vitale della città e quindi una zona dove oltre alla prodotto locale, al prodotto tipico, poi si possa trovare anche offerta ovviamente culturale, offerta di tutto ciò che oggi possa unire quello che è il valore del prodotto appunto locale tipico, ma anche con la cultura, con un centro vitale della città. Con quali mezzi farete questo? Noi abbiamo presentato questo progetto all'interno dell'asse settimo del FESR, che appunto sono fondi indiretti comunitari. Ma lei lo sa che è il sogno proibito di tutti i teramani recuperare il mercato coperto? E appunto, proprio perché è il sogno proibito dei teramani ed è il sogno proibito appunto da teramani, è il sogno proibito anche dell'amministrazione. Fino ad oggi è stato proibito, speriamo che con questi finanziamenti possa essere un sogno realizzabile. E i residenti del quartiere di Santa Maria Bitetto, che subiscono da qualche decennio il disagio del degrado del mercato coperto, sono i primi ad auspicare fortemente che si realizzi questo progetto di recupero. Lo sperano come l'ultima spiaggia per il rilancio di una zona centralissima devastata dall'incuria. Firmato questa mattina a Pescara il protocollo tra Regione Abruzzo e responsabili dei parchi abruzzesi per la gestione del fenomeno degli orsi problematici. Il servizio. Da un lato bisogna preservare questo elemento importante della nostra terra, che è anche una grande componente dell'attrazione turistica per le nostre aree protette. Dall'altro lato bisogna rassicurare le persone che possono incorrere in dei disagi significativi e bisogna mettere in piedi una serie di attività che sono stabilite in questo protocollo. La prima è la costruzione di un coordinamento tra tutti i parchi e tra tutti gli enti preposti, anche militari, alla salvaguardia dell'incolumità dei cittadini, di cui si mette a capo la Regione Abruzzo. La seconda è che bisogna avere un dato preciso dei posti appetibili per gli orsi. Lì bisogna introdurre tutti gli elementi di protezione che vanno dai recinti, porte, elementi che servono a impedire l'ingresso dell'orso. La terza questione è lavorare seguendo l'operato degli orsi a far sì che quando si avvicinano troppi negli abitati vengano distratti con interventi che possono essere fatti dagli operatori del territorio e anche dalle forze militari.
Tutto questo comporta risorse di disponibilità e noi abbiamo messo a disposizione una importante quota di risorse che abbiamo con la legge 15. Il protocollo di oggi dimostra, come dire, che la Regione Abruzzo entra un po' più in campo nella gestione di questa problematica e attraverso un accordo con i parchi e con i carabinieri forestali per affrontare le situazioni che si pongono fuori dai territori delle aree protette, perché giustamente i cittadini, e questo è uno dei problemi nella gestione dell'orso, non capiscono quando c'è, come dire, un danno immediatamente fuori dal parco, come dire, 100 metri più in là il parco interviene, indennizza i danni, no? Fa le azioni gestionali necessarie, fuori dal parco i cittadini si sentono in qualche modo spesso abbandonati e lasciati a loro stessi. Noi dobbiamo evitare che questo accada, dobbiamo evitare che nei confronti dell'orso si produca un sentimento, come dire, di ostilità. Il nostro orso è sostanzialmente, come dire, docile e pacifico, e quindi però dobbiamo mettere in campo le azioni per assicurare i cittadini là dove è necessario. L'Unione Sindacale di Base di Lanciano contesta le esternalizzazioni portate avanti dalla politica sanitaria regionale, che dicono rendono i lavoratori più poveri e offrono un servizio di minore qualità agli utenti. Vediamo insieme. Con la esternalizzazione dei servizi, la politica regionale ha favorito la nascita di una nuova classe di lavoratori poveri. È la sanità della vergogna, quella che denuncia la USB di Lanciano in conferenza stampa. In particolare l'ASL provinciale di Chieti, denuncia il segretario dell'Unione Sindacale di Base Luigi Iasci, ha avviato le esternalizzazioni dei servizi per risparmiare denaro pubblico, ma ad oggi, come dimostrano le ultime deliberazioni della ASL, si continua a drenare risorse pubbliche verso aziende private. Rosa, esterna al Renzetti, denuncia che il trasporto dei carrelli per 12 reparti era svolto inizialmente da più addetti, adesso invece sono rimasti in 3. La USB annuncia lo sciopero per il prossimo 10 novembre. Le buste paga per operatori sociosanitari e ausiliari ospedalieri vanno da 400 a 600 euro mensili e in tanti casi i lavoratori hanno contratti da 11 a 14 ore settimanali. Ci sono lavoratori coinvolti appunto nel reparto per la mensa e per il trasporto dei vitti ai reparti e anche nelle pulizie, che hanno dei contratti da 11 a 14 ore settimanali. Voi vi rendete conto che avere un contratto da 11 a 14 ore settimanali significa, diciamo così, mettere il lavoratore nella condizione di totale ricattabilità e soprattutto di povertà. E dopodiché ci sono dei malfunzionamenti importanti che tra l'altro vanno a tradire proprio quelle che sono le regole del capitolato che ha dato possibilità a queste aziende, diciamo così, di vincere l'appalto. Il capitolato è fondamentalmente il regolamento che le aziende devono rispettare e che viene emanato dall'AS. Ci sono dei presidi ospedalieri senza lavasciuga e senza lavastoviglie, Gissi e Ortona, e all'interno di questi presidi innegabilmente il servizio di pulizia delle stoviglie o dei pavimenti non è allo stesso livello di altri ospedali, e questo rischia di mettere a rischio la salute stessa dei pazienti. Altro elemento fondamentale, Lanciano. A Lanciano viene utilizzato costantemente un sottopassaggio dove viene vietato agli operatori non autorizzati di poter passare, ma invece è costantemente utilizzato per le normali mansioni quotidiane che vengono effettuate all'interno dell'ospedale. Nell'Aquilano resta chiusa dopo 10 mesi la provinciale 86 del Vasto, che porta a San Pietro della Jenca. Critiche alla provincia perché vanno sostituiti solo alcuni guardrail. Il servizio è di Filippo Tronca. Passano i mesi, cambiano i presidenti della provincia, si rinnovano le promesse, ma resta ancora clamorosamente chiusa la provinciale 86, nota come la strada del Vasto, che consente di raggiungere attraverso paesaggi mozzafiato il passo delle Capannelle e il lago di Campotosto dal casello autostradale di Assergi sulla A24.
e a servizio anche delle aree terremotate dell'Alta Terno, avrebbe bisogno davvero di un piccolo intervento. Le grandi nevicate di gennaio hanno infatti danneggiato in alcuni tratti i guardrail, che andrebbero semplicemente sostituiti, con un importo economico relativamente modesto. Ma evidentemente questa deve essere per la provincia dell'Aquila un'opera improba e dunque è meglio vietare il transito. E così l'inverno si avvicina e le sbarre rischiano di restare abbassate fino alla primavera prossima per rischio neve e ghiaccio. Torna a sollecitare un intervento immediato l'ex consigliere comunale Pasquale Corriere, che con la sua associazione si occupa della promozione di San Pietro della Jenca e del santuario di San Giovanni Paolo II lungo la strada del Vasto. Metà strada è aperta e metà chiusa, ma non è tanto il problema del San Pietro, che a San Pietro si arriva, ma il grosso problema è perché quella è una strada turistica, è una strada che va verso Campotosto, un territorio martoriato. E che cosa ha fatto la provincia? Ha tenuto un anno chiusa questa strada dove passano migliaia di persone, perché quando è chiuso il traforo la gente che è diretta sull'autostrada preferisce fare la 86 provinciale e si mette sulla strada, sull'autostrada. Invece così deve fare un giro molto più lungo e porta grossi disagi. E purtroppo la provincia ha dormito e mi spero che questa nuova amministrazione, quanto è vero già sono venuti due consiglieri a fare un sopralluogo, ma è più una questione tecnica. Io darei delle responsabilità alle dirigenze perché non fanno il loro dovere. Al via la 43esima stagione concertistica dell'ISA con un programma ricco e variegato. Andiamo a vedere la presentazione del cartellone che è intitolato alla memoria di Ludovico Nardecchia, uno dei simboli dell'ISA scomparso qualche mese fa. Il servizio è di Luciana Celeste. Eccellenze abruzzesi e stelle di calibro internazionale per la 43esima stagione concertistica dell'Istituzione Sinfonica Abruzzese, che sotto la direzione artistica di Luisa Prayer verrà inaugurata sabato 21 ottobre alle 18 nei locali del ridotto del Teatro Comunale Antonellini, con opere di Beethoven, L'Overture, Brahms e Tchaikovsky eseguite dal pianista russo-americano di fama internazionale Alexander Kobrin e la direzione artistica del tedesco Alexander Meyer. Una stretta collaborazione con il Teatro Comunale di Teramo e di Atri sigla un sodalizio che rende la programmazione dell'ISA un'eccellenza nel panorama sinfonico nazionale e non solo abruzzese. La nostra stagione concertistica porta avanti dei discorsi. Intanto mi piace sottolineare che l'Istituzione Sinfonica Abruzzese garantisce a una vasta area una produzione di repertori sinfonici che danno vita a delle stagioni sinfoniche che al di fuori di Roma sono le uniche che servono questa area, appunto, che va dalle città d'Abruzzo, ma alla nostra stagione attingono anche città dell'Umbria, del Lazio, del Molise. Quest'anno per la prima volta eseguiamo in stagione una grande sinfonia di Bruckner, la quarta, la romantica. Secondo me questa è una grande novità per il nostro pubblico. Avremo anche delle opere di Mahler, il Rückertlieder, Sibelius. Ma il nostro repertorio spazia da Pergolesi fino a Duke Ellington. Una stagione dedicata alla memoria di Ottaviano Ludovico Nardecchia, storico presidente ISA, venuto a mancare lo scorso mese di marzo. Ma sì, senz'altro questo è un omaggio che meritava il presidente che è scomparso nel marzo di quest'anno ed è un omaggio che facciamo con tutta sincerità e fratellanza nei confronti di Ludovico. E il programma fra l'altro prevede una serie di concerti che saranno illustrati dal direttore artistico di grande fascino, immagino, e che mi porta a affermare questa tesi, che le istituzioni culturali aquilane, noi fra le altre, oramai siamo diventate parte decisiva del progresso della città, non siamo più soltanto strutture che fanno e operano nel campo della cultura, ma diventano parte decisiva nel progresso di una città che si vuole innovare sul piano tecnologico. In questo senso la stagione della Sinfonica produrrà programmi che attrarranno ulteriormente delle attenzioni su questa città perché saranno di un certo livello, così come hanno fatto anche gli altri enti. Ed ora lo sport, iniziamo dal Pescara. Allarme Bovo, il difensore infatti ha dei problemi ad un ginocchio e rischia di saltare la partita di sabato prossimo al Tardini contro il Parma di D'Aversa. Da valutare le condizioni di Cappelluzzo e Fornasier, Palazzi e Mancuso sono a disposizione, oltre ai rientri dei nazionali Capone, Del Sole, Carraro e Valzania. Il portiere Vincenzo Fiorillo, nel frattempo, che è al momento secondo nelle gerarchie di Zeman, è relegato in panchina, non si nasconde e dice: dobbiamo tornare in Serie A. Sentiamolo.
Vincenzo, quanto si soffre vedere il Pescara dalla panchina? Ma si soffre tanto, ma soprattutto si soffre perché una squadra con tante qualità che non riusciamo con continuità a mettere in mostra, quindi dobbiamo cercare di, appunto, di tirarle fuori, perché abbiamo una rosa che non può permettersi di fare un campionato anonimo. Abbiamo già parlato col mister e tutto, e prepariamo adesso la partita di domenica nel migliore dei modi. Tanti tifosi, inutile nasconderlo, vorrebbero vedere Fiorillo in porta. Ma questo mi fa piacere, perché vuol dire che sono stato apprezzato come ragazzo più che come portiere, che è più importante ancora. Ma io mi alleno sempre al massimo e sono cose, sembra scontato dirlo, però non è così. Aspetto, sono sicuro che prima o poi tutto il lavoro che faccio con il mister dei portieri soprattutto mi premierà da qui alla fine. Basterebbe comunque poco per fare il classico salto di qualità, anche per quanto riguarda la classifica. Tutte le squadre sono racchiuse in soli 7 punti, non era praticamente mai accaduto in Serie B. No, appunto, per quello dobbiamo prefissarci un obiettivo chiaro come gruppo, che è quello, ovviamente non ci dobbiamo nascondere, di perlomeno rimanere nelle piazze più alte dei play-off, perché è questo il campionato che deve fare il Pescara. È ridicolo girarci attorno e parlare di altre cose, perché non, credo che noi tutti vorremmo arrivare a fine anno e provare perlomeno a vincere per l'ennesima volta il campionato, per provare a pareggiare almeno l'annata disastrosa che c'è stata l'anno scorso. Scendiamo in Serie C, adesso andiamo a vedere la conferenza stampa del patron del Teramo, Luciano Campitelli, che ha parlato a tutto tondo di campionato, di arbitri e anche della gestione societaria. Vediamolo insieme nel servizio. Rispetto a 10 anni fa, oggi ci rendiamo più conto. Noi non abbiamo mai potuto programmare una società come piacerebbe a me, perché si vinceva tutti gli anni e quindi era sempre un correre per andare avanti. Oggi sicuramente ci stiamo programmando molto meglio, bisogna che noi diventiamo azienda, ma questo potrà essere il prossimo anno se, come dico, avrò ancora questa voglia, questa determinazione che oggi è del merito dei ragazzi e dello staff tecnico, che mi hanno ridato questo vigore, questa voglia e questa grande forza dopo 10 anni. Io abbandonerò quando sicuramente ci sarà la possibilità di dare questa società a imprenditori meglio di me. Mi farebbe piacere ritornare a essere il Campitelli di allora e vincere quasi tutte le partite. Sicuramente con gli anni si cambia, oggi sono così e non ritengo che la mia personalità col tempo sia un attimino cambiata. Dobbiamo avere, credo, 3 punti in più, però dal nostro progetto è giusto, perché abbiamo giocato contro delle prime in classifica e poi abbiamo una partita in meno, quindi sicuramente domenica, con l'aiuto del pubblico, dobbiamo cercare di vincere la partita. Spero che la classe arbitrale abbia sbagliato. Non penso che loro puntano il dito contro il Teramo, perché il Teramo credo che si sia comportato molto corretto con gli avversari e anche verso le istituzioni, parliamo dell'arbitro in questo caso. Domenica noi abbiamo fatto un grande gesto, a 3 minuti dalla fine abbiamo ridato una palla, che qui nessuno ne ha parlato, abbiamo ridato una palla su un infortunio, noi abbiamo buttato la palla fuori e sicuramente dopo quell'azione noi abbiamo fatto gol, nessun'altra squadra avrebbe ridato quella palla. Oggi dobbiamo fare così. E se quest'anno ci salveremo, abbiamo fatto un lavoro straordinario, il miglior lavoro che ho fatto da quando il Teramo è questo.
Nel pomeriggio si è disputata la gara dei 32esimi di Coppa Italia di Serie D fra Francavilla e Vastese. Vediamo com'è andata nel servizio. Il Francavilla batte la Vastese 4-1 nella gara dei 32esimi di Coppa Italia di Serie D e accede al turno successivo dopo una gara giocata con più intensità dalla squadra di casa. Formazioni rimaneggiate come nelle previsioni, col Francavilla che testa il 3-5-2 con Sembroni e Romeo al fianco del centrale Amenta. Molti cambi anche per Colavitto, che lascia in panchina Fiore affidando il reparto avanzato a Mattias Cristaldi. In porta va Coppola. In tribuna anche l'ex allenatore del Cesena Andrea Camplone e il portiere del Pescara Vincenzo Fiorillo. Nella prima parte di gara è la squadra di Ervese a farsi preferire. La prima emozione al nono di marca giallorossa. Mele pesca in profondità Zerbo, che attende l'arrivo di Cosmo Palumbo, che colpisce male il pallone senza inquadrare lo specchio della porta. Al 18esimo ancora Francavilla, stavolta da Piazzato, calciato ancora da Palumbo, corretto da Velardi con la testata di Romeo che sfiora il palo della porta di Coppola. Sul secondo palo Sembroni non arriva all'impatto col pallone per questione di centimetri. Coppola che si esalda al 21esimo sul diagonale sempre di Palumbo e sul successivo tentativo di tapine dell'accorrente Zerbo. La risposta del numero 1 aragonese è superlativa. Un minuto e Zerbo, ancora lui, prova ad anticipare i difensori ospiti colpendo il pallone di punta, sfera al lato. Il vantaggio di casa però arriva al minuto 27 su un appoggio errato all'indietro di Stivaletta, che libera Zerbo solo contro Coppola. Stavolta la conclusione dell'attaccante imparabile e il Francavilla passa a condurre. La gioia giallorossa però dura lo spazio di nemmeno 60 secondi, perché al 28esimo arriva il pareggio. Stivaletta si riscatta con l'lob preciso che Colitto calamita e gira di sinistro al volo alle spalle di Salvatore per l'1-1. Al 46esimo l'ultima emozione del primo tempo con la girata di Zerbo respinta coi pugni da Coppola. Il leitmotiv della gara non cambia neppure ad inizio ripresa. Pochi secondi e di Penti, ma fa le prove generali del sorpasso con una sventola che finisce fuori non di molto. Nuovo vantaggio che si concretizza però al 52esimo sugli sviluppi di un corner che Romeo corregge di testa alle spalle di Coppola e Francavilla che torna in vantaggio. Nell'occasione si fa male l'estremo difensore ospite Coppola, costretto a lasciare il campo a Camerlengo, così come Colitto rilevato da Napolitano. Al 58esimo è Palumbo a scaldare le mani al neoentrato con la conclusione che Camerlengo controlla in qualche modo. Colavitto inserisce anche Pizzutelli e Alberico per una Vastese a fortissima trazione anteriore, ma il secondo tempo è a ritmi decisamente più blandi. Impegni di campionato incombono e le occasioni latitano su entrambi i fronti. Al 90esimo calcio di rigore per il Francavilla per fallo di Bagaglini sul neo entrato Micciche. Per il difensore centrale Vastese si tratta del secondo giallo in pochi istanti e conseguente rosso. Dal dischetto va proprio la punta giallorossa che batte Camerlengo nonostante l'estremo difensore intuisca. Al 95esimo altro rigore, stavolta a stendere Micciche e Viscardi che rimedia il giallo. Dagli 11 metri stavolta va Zerbo che spiazza Camerlengo per il 4-1 definitivo. Ai 16esimi dunque va la squadra di Ervese che se la vedrà col Monticelli nelle Marche il prossimo 6 dicembre in un'altra partita secca. Ora però la trasferta del Tubaldi di Recanati per risalire la classifica. Impegno sulla carta più abbordabile per la Vastese che all'Aragona ospita proprio il Monticelli di Stallone. Devo dire che tutta la squadra, non solo gli 11, avevo chiesto una partita, una prova di reazione forte per cercare di superare questa psicosi di giocare in casa che oramai era diventata un po' troppo pesante. E devo dire che tutto il gruppo mi ha dato una grande risposta, grande determinazione, grande voglia. Ma non avevo dubbi su questo e quindi li ringrazio pubblicamente perché i ragazzi hanno dato il massimo. No, i ragazzi si sono impegnati, devo dire la verità. Ci sono state, diciamo, fermo restando, cioè bisogna essere obiettivi, che il Francavilla ha meritato il passaggio del turno. Però se andiamo ad analizzare gli episodi ci rendiamo conto che abbiamo subito gol su due rigori. Il primo nettamente fuori area, però ci sta l'arbitro che decide su una palla inattiva, un calcio d'angolo e su una giocata corta sbagliata da parte nostra. Però i ragazzi sono impegnati, hanno dato tutto e ti devo dire per alcuni tratti mi sono anche piaciuti. Secondo risultato utile consecutivo per il Pineto che continua la sua marcia di risalita in classifica. Il pareggio di Esi certifica i progressi della squadra di Amaulo, che può contare a centrocampo anche sul fosforo di Francesco Esposito, che sentiamo nell'intervista di Roberta Di Sante.
Francesco Esposito, a Iesi viene fuori un pareggio, insomma ti sei inserito molto bene in squadra da quando sei arrivato. E abbiamo preparato molto bene la partita in settimana e ce l'eravamo detti che era fondamentale portare a casa un risultato positivo per dare proprio continuità al risultato di domenica scorsa. È chiaro che abbiamo avuto un periodo, diciamo così, di molta difficoltà nella settimana passata, prima della Vispesaro, e per noi era fondamentale questo risultato positivo. Abbiamo provato entrambe le squadre a vincere la partita, ma alla fine è arrivato un buon punto, secondo me meritato, da entrambe le parti. La partita è stata molto equilibrata, noi siamo partiti molto forti perché il campo di Iesi, lo sappiamo tutti che è un campo difficile, devi stare subito concentrato della partita perché come molli un attimo rischi di prendere gol. Infatti dopo l'1-0 nostro sono stati bravissimi loro a recuperarla e poi c'è stato un ampio equilibrio da entrambe le parti. Noi attaccavamo e rischiamo di far gol come loro hanno rischiato moltissimo col calcio di rigore, è stato bravissimo il nostro portiere a parare. Le mie caratteristiche sono quelle di inserirmi senza palla, quindi preferisco una posizione più avanzata, però sono sempre a disposizione del mister e sempre pronto a dare il mio contributo anche centrale nella posizione di mediano. E in queste ultime partite abbiamo fatto molto bene pure così. E adesso passiamo al rugby. L'Aquila Rugby Club, dopo settimane di silenzio, ha deciso di fare chiarezza sulla situazione societaria dicendosi pronta a ripartire con nuovi presupposti. L'Aquila Rugby Club, orgogliosa della vittoria a Villa Sant'Angelo, ringrazia i tifosi per il sostegno, ma soprattutto gli atleti che sono scesi in campo per vincere mostrando grandi doti umane e sportive, serietà e attaccamento alla propria squadra. Rompe il silenzio in cui si era trincerata nel momento più acuto del turbinio di notizie che nelle scorse settimane l'hanno posta al centro dell'attenzione con notizie più o meno autorizzate, spesso non raccolte alla fonte, e proprio per questo motivo cerca di fare un po' di chiarezza e di togliersi qualche sassolino dalla scarpa o per così dire dallo scarpino. Al momento la società aquilana si dichiara concentrata unicamente sull'organizzazione della stagione 2017-2018, sulla composizione della rosa ed il reperimento dei fondi necessari alla disputa del campionato di Serie A. Si ricorda il progetto del compianto presidente Zaffiri e dei soci che nel momento più buio del rugby cittadino, nel 2014, quando l'Aquila Rugby 1936, grazie ad un campionato esaltante, fu promossa in eccellenza, il massimo campionato italiano, si rischiava di vanificare il tutto senza la possibilità di garantire l'iscrizione della squadra alla stagione successiva. Il tutto nel silenzio più totale della città e delle altre società rugbistiche aquilane. L'Aquila Rugby Club nacque proprio per salvaguardare la squadra e i colori nero-verdi, garantendo la permanenza del titolo in città. Facendo un accordo con la 1936 per la cessione del titolo e accollandosi direttamente e indirettamente i debiti maturati, il contributo federale per le squadre di eccellenza di 160.000 euro venne devoluto interamente al ripianamento dei debiti preesistenti, spettanza che competeva probabilmente alla precedente società. Di fatto l'Aquila Rugby Club, sin dal primo giorno della sua costituzione, partiva con un debito di 260.000 euro. Ciò nonostante è riuscita a disputare due campionati in eccellenza ed uno in Serie A, arrivando in finale lo scorso maggio e tenendo alto il nome e i colori della città nel panorama rugbistico nazionale. La riduzione degli spettatori allo stadio, il mancato apporto di risorse economiche da parte degli imprenditori che le avevano promesse hanno contribuito a cronicizzare la già complessa situazione economica societaria. Un cambio di rotta improntato alla trasparenza e alla condivisione delle scelte sportive non con nuova linfa di sponsorizzazioni e partnership venute da fuori città che credono e sostengono i progetti di sviluppo sociale e non solo strettamente sportivo della città dell'Aquila. Si ricomincia da capo, insomma, con i migliori presupposti. È tutto per questa edizione del TG6. Io vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata.